Osmani Wantorena, la prima è andata 1-0, Trento ha dovuto faticare e forse ha dovuto anche sciogliere la tensione del primo set. Faticare, è una finale, non mi sembra che qualcuno si voglia risparmiare. Noi abbiamo iniziato in quinta ma loro in sesta, quindi hanno rischiato giustamente la battuta e le sono entrate. Però vabbè, noi siamo riusciti a essere in partita con la testa e poi siamo riusciti anche a vincere la partita, con l'importanza. Dopo il primo set cosa è cambiato? Cambiato l'atteggiamento, noi comunque siamo partiti bene, solo che loro quando rischi dappertutto e la palla entra è difficile mantenere il cambio palla. Poi loro hanno calato un po', noi ne abbiamo approfittato e siamo riusciti a vincere la partita. Nonostante la vittoria piuttosto comoda fra secondo e terzo parziale, Piacenza però nel quarto set ha dimostrato di essere comunque sempre lì, non c'è l'opportunità di abbiamo messa comoda noi con le nostre battute, le difese e contrattacco. Poi il quarto set giustamente loro hanno continuato a giocare perché non era finita, ma alla fine siamo stati bravi, lucidi a stare con la testa e niente, è passato, adesso ci sarà un'altra partita, sei sicuro, di Piacenza. Cosa vi siete detti con Simone a fine partita? Niente, lui è un mio amico, no? Scherziamo, ma complimenti anche a lui che ha giocato la stessa partita. Emanuele Biravelli, la serie di finale scudetto inizia bene, un 3-1 su Piacenza che all'inizio è stato molto difficile e poi siete venuti voi fuori alla distanza. Sì, nel primo set loro hanno giocato molto bene, Fox ha messo giù tutto, insomma, e hanno anche battuto forte, quindi era, insomma, è stato difficile per noi stare lì dietro. Dopo abbiamo cominciato, insomma, bene il set dopo e ci ha dato un po' di fiducia, e loro, insomma, quando si sono trovati sotto di punteggio, magari con la battuta sono riusciti a spingere un po' meno, perlomeno con meno continuità, e insomma, siamo stati bravi a ritirarci su e poi abbiamo giocato abbastanza bene, direi. La serie inizia con un 1-0 e soprattutto dopo il primo set è parso che Trento si sia un po' sciolta, forse un po' di tensione all'inizio. Ah, secondo me non lo so, non c'è stata tensione, forse secondo me il primo set loro hanno giocato molto bene, quindi c'era poco da fare, bisogna riconoscere i loro meriti. Noi insomma siamo stati qua, non so, proprio precisissimi su qualche situazione che invece di solito facciamo bene. In realtà abbiamo fatto anche queste imprecisioni anche nel corso della partita, quindi secondo me abbiamo un po' di margine di miglioramento anche se comunque abbiamo giocato bene, soprattutto penso in attacco, in battuta. Se ti dico che fra mura e difesa avete mandato fuori giri Fei dopo il primo set, sei d'accordo? Ma sì, adesso dal campo non ho avuto bene la percezione della partita. Direi che forse abbiamo limitato di più i loro posti 4 e quindi insomma forse Fei è rimasto un po' più da solo però insomma penso che abbiamo giocato abbastanza bene contro i loro attaccanti e abbiamo, mi sembra, tenuti abbastanza bassi tutti quanti e questa è stata una delle armi anche della vittoria. Mitar Djuric, compleanno da festeggiare con un 3-1 nella prima partita di scudetto, è un buon modo per farlo. Era il miglior regalo possibile che potevo avere. E sono molto felice, abbiamo fatto una partita bene, molto importante, prima 1-0 per noi, adesso dobbiamo dimenticare e concentriamoci per la prossima. Oggi sei stato molto efficace al muro, hai dato tantissimo e forse sei stato, credo, il miglior muratore dell'intera partita. Preparata bene questa gara? Sì, era una finale importante, il muro secondo me era una delle più importanti cose per questa partita. Va bene, è successo che ho fatto bene, così una volta fai bene battuta, altro nel muro, in attacco, meno male che era una giornata buona per me al muro, perché è una squadra, secondo me, dove dobbiamo murare, fare il muro è molto importante.